Indignazione. Raccogli strisce di carta nel vento, manciate di coriandoli da terra, e immagina con essi di comporre la tua opinione sul mondo, sapendo quanto sia più complessa e misteriosa la verità del testo, come chi va origliando tra muri oppure tenti di seguire un segnale disturbato, trovandoti costretto ad inventare la narrazione, diventi persona, autore e spettatore in scena, sicché pare non manchi proprio niente se si tralascia la tua comprensione. Per me è oramai diverso e forse peggio. Se questa indignazione che mi fredda ora mi avesse infettato anni prima, non avrei fatto nulla della vita. La mia curiosità è vinta, sussolto ma di incanto, spalando intorno all'auto per l'airone planato sull'incolto che la neve e la notte han reso vuoto e nuovo. Mi rimane questo fuoco fatuo, distante e vieppiù occasionale, da conservare come una vestale. Non vedo verità eterne nel gioco, solo l'inganno appare sempre attuale.